Loki. Questo è il mio cartone, Loki. Mi fai aprire il cartone, per favore? Ti sposti? È il mio questo, non è tuo. Ti sposti? Ci spostiamo di qua? Niente. E niente, questo cartone, anche se gli cambio posizione, sopra ci va un altro gatto. Praticamente questo cartone dei gatti non è mio. Me lo fai aprire, Pepe, per favore? Ti sposti? Ti sposti? Manco per niente, eh? Ciao, bentornata in questo nuovo video, benvenuta se è la tua prima volta da queste parti. Ebbene sì, è arrivata quella parte dell'anno, si saldi chi può. In realtà questa volta non ho fatto grandissime spese, ma siccome abbiamo già sfruttato il nostro fine settimana dei saldi, ti mostro quelle poche cosine che ho preso fisicamente nei negozi e poi un acquisto che ho fatto online. In poche parole, che cosa succede? Quando ci sono i saldi, io e mio marito ci organizziamo un weekend per girare i vari centri commerciali o outlet, ovviamente concentrati in un'unica zona, però lontano da dove viviamo, diciamo, e, per approfittare appunto dei saldi e vedere se troviamo qualcosina che ci piace, che magari a un prezzo scontato, magari un affarone, qualcosina che anche se non ci serve è uno sconto allucinante, quindi ce la prendiamo perché potrebbe servirci, robe così. Ma io, figurati, sto già divagando senza che nemmeno iniziamo, quindi bando alle ciance e ti mostro subito cosa ho preso. Allora, siamo andati ovviamente da Primark, che ormai è diventato una meta fissa per quando facciamo questo weekend di saldi. E in realtà io non ho preso granché, ho preso solo due paia di scarpe e all'outlet dalla Puma un altro paio di scarpe. Quindi il mio shopping dei saldi fisici si è ridotto a tre paia di scarpe, perché in realtà niente mi ha attirato più di tanto. Comunque, bene o male, ho capito che i miei gusti si sono assestati e quello che mi piace in pratica già ce l'ho, e quindi niente, ho ripiegato sulle scarpe. In realtà mio marito ha fatto molte più spese di me, ma lui se le ha già sistemate, quindi non ti posso mostrare cosa ha comprato mio marito. Ma passiamo subito alla ciccia e ti mostro le scarpe che ho preso dalla Puma, perché è quello che sta più su e quindi almeno ci togliamo l'impiccio. Queste qui, allora, io devo dire la verità, ho la fortuna di essere tutta piccina e quindi molto spesso riesco ad approfittare dei numeri per i bambini, perché ho un 36, massimo 37 per le scarpe da ginnastica, quindi molto spesso mi piacciono i modelli che fanno per i bambini e riesco ad approfittare dei numeri dei bambini. E queste meravigliosissime scarpe qui, caramellosissime, io mi rendo conto che alla mia veneranda età probabilmente non sono molto consone, però mi sono piaciute davvero tantissimo. Il paio che avevo comprato l'anno scorso mi si è tutto rovinato in Spagna perché hanno preso tanta di quell'acqua che secondo me gli spagnoli non l'hanno mai vista tanta di quell'acqua, aspettava me. E quindi le ho pagate solo 19 euro e quindi ho detto: senti, per 19 euro direi che me le porto a casa. E quindi questo è stato il mio affarone, ma in realtà è anche una specie di imbroglio, perché in realtà queste dovrebbero essere delle scarpe, esatto, junior, quindi da bimbetto, ma almeno diciamo in una cosa sono stata fortunata. Poi tutto il resto è piccolo in proporzione alle mie piccolezze, però voglio dire, almeno in questo ogni tanto c'ho una consolazione. Al Primark invece ho preso altre due paia di scarpe, come ti dicevo, e uno sono queste classicissime che somigliano molto alle Converse. Non le ho mai prese bianche le originali, perché queste praticamente le guardi e sono già sporche, e erano a soli 10 euro e per 10 euro ho detto: ma sai che c'è di nuovo? Io le provo, perché voglio dire, 10 euro se si rovinano non ti fa male il cuore, 60 inizia a essere un discorso un po' diverso. Quindi
Scarpe di tela semplicissime, molto simili alle Converse, 10 euro. Non me le sono fatte scappare. In realtà avevo trovato delle sneakers, no, delle tipo queste Converse. Ora non so se rientrano nella categoria sneakers, comunque erano proprio così, ma erano di Stitch. E erano bellissime, veramente bellissime, tutte di jeans con la faccetta di Stitch. Io le avevo già viste in un altro canale, infatti era quello che volevo, però poi me le sono provate e in realtà non mi piaceva tanto come mi stavano a piede, quindi le avrei prese più perché erano di Stitch e non perché realmente le avrei messe. Quindi, siccome voglio evitare di spendere soldi a vuoto, voglio dire, specialmente di questi tempi, ho detto: senti, mi piacciono queste e prendo queste e basta. E anche perché poi, invece di quelle di Stitch, ho ripiegato tra virgolette su quest'altro modello, sempre Converse, però col plateau nere, effetto tipo di pelle, con la faccia di Mickey Mouse. Non so se puoi vedere quanto sono carucce queste scarpe. All'interno sono semplici, solo diciamo all'esterno hanno la faccia di Mickey Mouse, hanno il platform. E le ho pagate 9 euro. Allora, per 9 euro voglio dire, la cosa si può fare. Quelle di Stitch mi sa che costavano tipo 20 o forse anche qualcosina più di 20. Non le avrei proprio messe perché le ho provate e non mi piaceva come stavano al piede. Quindi ho detto: senti, no, è inutile che continuiamo a sprecare soldi inutilmente. So che non le metto, le prenderei più perché sono di Stitch. Di Stitch ho tante altre cose, ho i peluche, ho i portachiavi, ho tante altre cose, non ho bisogno di spendere altri soldi per una cosa che non metterò. Poi, nei negozi fisici la spesa è finita perché, ti ripeto, ha acquistato un sacco di cose mio marito che io mi sono meravigliata, ho detto: esci fuori da questo corpo, cioè ogni volta che andiamo a fare shopping lo devo pregare per comprarsi le cose. Quest'anno, cioè quest'anno, questo giro si è comprato tantissime cose, molto più di me. Io invece ho approfittato degli sconti su Mango Outlet, ecco qui. E anche qui non ho preso grandissime cose, però sono andata, diciamo, mirata su delle cose classiche, ma che più o meno potevano servirmi. E iniziamo subito con questo. È ancora tutto imbustato perché praticamente mi è arrivato ieri, l'altro ieri. No, forse venerdì, sì, venerdì, poi sabato e domenica abbiamo fatto il giro dei negozi e quindi è ancora tutto praticamente bustato come se lo stessi aprendo adesso. In realtà ho solo controllato che ci fosse tutto, ma gli articoli sono ancora tutti imbustati. Allora, ho preso questo pantalone classicissimo, tipo da completo. Oh, che è successo? Ecco, figurati il gancetto che si incastra vicino ai fili, adesso me lo rovina prima che lo metto. Mettiti qua tu che non è il posto tuo. Ok, allora, pantalone classicissimo, tipo da vestito blu navy con le finte taschine dietro, sta splashando tutto, quindi io non so quanto si vedrà. Questa è un XS. Ha la piega stirata. Io spero di riuscire a fare dei piccoli spezzoni con, diciamo, indossati, gli abiti indossati, i vestiti indossati. Ha le tasche proprio di una semplicità più unica che rara, classico blu scuro, di quelle cose che vanno bene su tutto. Poggiamo questa perché sennò qua i peli adesso me li faranno nuovi nuovi senza nemmeno vederli. Poi ho preso un altro paio di jeans, che questo qui l'ho già nella versione blu scuro, però mi piaceva proprio il lavaggio. E poi i jeans, quello blu scuro, l'ho comprato qualcosa tipo 4 anni fa, credo, se non di più, ed è praticamente perfetto, cioè come se non l'avessi nemmeno usato, però l'ho usato tanto, mi sta comodo, mi piace il modello, quindi ho trovato questa offerta e me la sono ripresa nel lavaggio più chiaro. Ti sto parlando di questo jeans semplicissimo. Questo qui dovrebbe essere il modello Sculpt, se non erro. No, Skinny, anche se ricordavo che sul sito ci fosse scritto Sculpt. Vabbè, comunque, in ogni caso voglio dire,
Questa ho preso una 40, doveva essere una 40, però c'è scritto 36, cioè mi sto accorgendo che ci sono delle cose che non vanno. Vabbè, comunque, push up, non scat, io mi ricordavo scat, però vabbè, così dietro il lavaggio è questo, semplicissimi, dritti, non strettissimi, ma abbastanza stretti sul fondo. Conoscevo già il modello, in realtà quello che avevo selezionato sul sito era il modello che già conoscevo, questo che mi è arrivato non lo so, quindi lo proverò, ti ripeto, spero di mettere delle clip video dei prodotti indossati. Ultimissimo prodotto, diciamo, di abbigliamento è una casacchina nera, semplicissima, dovrebbe avere lo scollo a goccia e le maniche un po' a lanterna. L'ho presa nera anche se in realtà il nero sto cercando di evitarlo perché se tu apri il mio armadio è praticamente tutto nero, quindi volevo optare su qualcosa di più colorato, ma l'alternativa era un arancio mattone che non mi faceva proprio tanto impazzire né a me né a mio marito perché ho voluto il suo consiglio prima di acquistarla e lui ha detto no vabbè prendi la nera perché questa poi va a finire che non te la metti arancio ed è questa qui, è più pesante di quello che mi aspettassi. Le maniche non sono esageratamente a lanterna, giusto un po' larghette così, cioè alle spalle molto larghe, quindi penso che sia tipo una vestibilità over. Mi sto trovando diversamente da tutto quello che ho visto sul sito. Allora, non so se riesci a vedere lo scollo a goccia. È di un tessuto stranissimo che credo sia poliestere, se non sbaglio, però abbastanza pesante, quindi credo che sotto una giacca d'inverno o comunque d'autunno va benissimo, d'estate assolutamente no, ma neanche per le seratine un po' più fresche, perché secondo me con questa d'estate ci si muore. 60 poliestere, 35 poliestere riciclato e 5 elasten. Vabbè, la misurerò perché mi sembra un pochino diversa da quella che avevo immaginato sul sito. È anche un po' più corta, però la misuro e vediamo. Poi, ultime due cose prese da Mango. Allora, sono due paia di scarpe, me le hanno mandate così belle nella scatolina, cosa che non mi aspettavo affatto. In realtà mi aspettavo che me le mandassero tipo nella bustina, tipo quelle di Shein. Allora, sono un paio di classicissime décolleté da nonna, con la punta un po' squadrata, un colore beige, diciamo abbastanza neutro, e il tacco non tanto alto e squadrato perché io sto diventando vecchia, camminare sui tacchi inizia a pesarmi e non poco, e quindi quando esco e voglio mettere un tacchetto mi sta diventando difficile, quindi sto optando tutti per i tacchi da vecchia. E quindi sì, ahimè è arrivata quella parte della mia vita in cui la tua curva non è più in salita, cantava Renato Zero, e quindi niente, tristezza, portami via, cambiamo, se no qui ci intristiamo e ti mostro l'ultimo bellissimo, meraviglioso pacco, cioè scatolo, cioè articolo di Mango, che è sempre un paio di scarpe, che sicuramente conoscerai perché è un paio di scarpe che hanno visto e rivisto e fatto e rifatto in tutte le salse possibili e immaginabili, ma io a questo prezzo non me le sono lasciate sfuggire e ti sto parlando di questa meraviglia. Ricordano molto Carrie Underwood, si chiamava così? Queste qua. Queste bellissime décolleté blu elettrico di un blu bellissimo, abbaccinante, è una cosa meravigliosa. Hanno sinceramente la punta un po' leggermente troppo a punta, ma sono troppo belle. Ci ciecherò l'occhio sulla punta, farò finta di non vederlo. E effettivamente tanto 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 a punta, ma quanto sono belle! Quanto sono belle! Quanto sono belle! Cioè. Boh, l'unica cosa adesso è che sarò costretta a comprare una borsa abbinata blu elettrica perché, ahimè, con queste scarpe non posso esimermi da metterci una borsettina abbinata.
miei gatti stanno facendo la guerra dietro di me, divertendosi con i vari pacchi e buste che ti ho mostrato. Io sono contenta se sei arrivata fino a questo punto delle mie chiacchiere, a volte senza senso e senza un filo conduttore, ma vabbè, chiacchiero per tenerci un po' di compagnia, quindi spero di averti tenuto compagnia. Fammi sapere cosa ne pensi dei miei acquisti qui sotto con un commento. Magari lasciami un like se questo video ti è piaciuto. Io mi fermo qui e niente, spero di ritrovarti nel prossimo video. Ci tengo, eh? Ciao!